Si chiama Scuola Futura ed è un'indagine sull'edilizia scolastica lucana che punta a portare alla luce le condizioni in cui gli studenti fanno lezione ogni giorno. È un'iniziativa promossa dalla Rete degli Studenti Medi, l'attivissimo sindacato studentesco che negli anni si è fatto promotore di diverse iniziative importanti. Ne abbiamo parlato con due studenti, Antonio Prestera e Giuliana La Rosa, entrambi diciottenni, studenti lui del liceo Peano di Viggiano e lei del Galilei di Potenza. Ecco, abbiamo fatto questa iniziativa che nasce da un'esigenza vera e propria, che è l'esigenza di essere ascoltati su un tema poi che è molto, può sembrare molto, è molto importante, soprattutto molto pratico, perché si parla di edilizia, si parla di infrastrutture. Ecco, in questo anno abbiamo visto quanto la scuola sia stata dimenticata. Perché alla fine si parla sempre di scuola, si parla sempre di rientrare, bisogna tornare a scuola, ma questa frase in realtà è sempre molto fine a se stessa. Nel senso, sì, si ritorna, magari facciamo 2 mesi di DAD, torniamo a scuola per 2 o 3 settimane e poi c'è un rialzo dei contagi, ci siamo di nuovo a casa. Quindi il ritorno non vuol dire solo fare un'ordinanza in cui ci dice i ragazzi sono di nuovo in presenza. Si tratta proprio di cambiamento, cioè il ritorno deve implicare un cambio di rotta, un cambiamento a livello proprio strutturale, perché si è visto che la scuola lucana, nella scuola lucana non basta il distanziamento che c'è oggi, non bastano le misure che vengono prese oggi, perché siamo stati forse 1 mese e mezzo in tutto in presenza, sempre al 50%. Quindi è evidente il fatto che ci sia questo tipo di problematica. E le istituzioni in questi anni non ci hanno ascoltato, o quando ci hanno ascoltato hanno fatto finta di farlo, secondo me. Poi abbiamo deciso di farla l'indagine in questa fase storica perché si sta iniziando a parlare di investimenti, si sta iniziando a parlare di Next Generation EU, quindi della prossima generazione. Ed è per questo anche il motivo per cui si chiama Scuola Futura. Cioè, come vogliamo la scuola del futuro, che inizia con l'indagine sull'edilizia scolastica, ma poi verterà su altri temi, anche più vicini alla didattica, al modo di insegnare, al modo di fare scuola. Poi, questa indagine è utile sia per avere il quadro della situazione, dal punto di vista delle infrastrutture, dei laboratori, delle dotazioni dei computer, delle biblioteche e via dicendo, e perché in un futuro, si potrebbe anche elaborare una relazione, un documento, comunque una serie di proposte da portare a un eventuale tavolo, sempre se ci sarà concesso. Quali sono le carenze più grandi? Le pecche? Quali sono? Antonio? Allora, per noi ci sono tanti problemi, tante problematiche, a partire dalla connessione internet che è lenta e molto spesso non funziona, ma questo non è un problema cioè solo della scuola, è un problema proprio di un territorio in cui la connessione internet non va. Poi io vengo da una scuola in cui tutto sommato grandi problemi riguardanti l'edilizia non ce ne sono, abbiamo una buona dotazione di computer e anche di lavagne multimediali, però. E porto poi la testimonianza di tante scuole un po' più piccoline e più sfortunate. Molto spesso non c'è proprio una sala computer, o se c'è, tengono dei computer datati, mancano le LIM, anche lì la connessione internet è scadente. Ma soprattutto per le scuole tecniche e professionali abbiamo riscontrato questo, perché nonostante il sondaggio e l'indagine ancora in corso, noi man mano che arrivano le risposte iniziamo un po' a guardarle, per avere già un'idea. E stiamo notando che molti istituti tecnici e professionali mancano i laboratori. Sì, io vengo comunque da un'esperienza molto molto diversa per certi versi, perché alla fine i problemi principali sono sempre quelli. Io frequento la scuola più grande di Potenza, contiamo più o meno 1200 studenti. E Potenza è ovviamente uno dei più grandi poli scolastici, ci sono tutti gli istituti. E proprio perché ci sono così tante persone che vengono non solo di Potenza, ma che vengono dai paesi. A Potenza c'è
c'è secondo me una grande carenza di spazi, cioè ad esempio, soprattutto con appunto questa epidemia, perché ad esempio le classi pollaio ci sono sempre state, ma solo quest'anno questo problema è stato veramente valutato e quindi gli istituti, tutti, soprattutto il mio, perché appunto è un istituto molto, molto numeroso, si è trovato a doversi confrontare con un problema, con un problema molto molto grande. Infatti, ci sono vari casi di istituti che sono stati frammentati, cioè ad esempio il pedagogico che ha due o tre sedi, perché appunto gli alunni sono dovuti dividere in classi, in piccole classi hanno dovuto dividere i ragazzi. Al di là di questo, poi c'è un problema di laboratori anche qui. Perché spesso anche qui ci sono questi problemi di mancanza di strumenti, di materia prima, oppure non vengono comunque sfruttati come si deve. Per le istituzioni sicuramente è l'obiettivo primo per cui abbiamo fatto questa indagine. Per dire poi alle istituzioni, signori, qui ci sono dei problemi, noi ve li abbiamo messi in evidenza, noi abbiamo fatto il nostro nei limiti del possibile. Adesso tocca a voi. Notizia di qualche giorno fa che sono arrivati 10 milioni di euro per le scuole della provincia di Potenza e 5-6 per la provincia di Matera, che insomma non sono questo grande finanziamento, però è un ottimo punto di partenza. Arriveranno anche altri soldi con Recovery Plan. Insomma, i soldi adesso ci sono. Bisogna mettere a lavorare le capacità tecniche e politiche, perché è anche una questione politica, inutile che ci giriamo intorno, nel gestirli questi soldi. E secondo me aspetto fondamentale di questa fase è coinvolgere tutte le parti che fanno parte dell'istituzione scuola. Quindi non solo gli studenti e le studentesse, anche gli studenti e le studentesse, ma i sindacati dei lavoratori che dentro la scuola lavorano, quindi dei docenti e anche del personale ATA, confrontarsi anche con l'associazione dei presidi, insomma, di tutto quel firmamento di associazioni, di sindacati che compongono la realtà scolastica, perché se mettiamo a confronto varie posizioni diverse e riusciamo a portare avanti una mediazione, avremo il migliore dei risultati possibili. Ho visto che una parte di ragazzi, cioè ci tiene la nostra regione, si deve dare la possibilità ai ragazzi di, diciamo, prendere parte a quello che è la progettazione della nostra regione, della nostra terra. Spero che questa generazione che sta prendendo coscienza, come diceva bene Giuliana, che si sta formando non solo politicamente, ma umanamente, credo che se la nostra generazione continua in questa direzione con estrema difficoltà, credo che un futuro positivo sia possibile.